Notaresco e Atletico Ascoli, appagate dalla salvezza raggiunta con anticipo, scendono in campo per onorare il campionato, ma soprattutto per iniziare a programmare il futuro. I rossoblù vogliono tornare al successo che manca da 5 giornate, mentre i marchigiani vogliono cavalcare l'onda positiva delle 8 gare da imbattuti. Mister Bruno si affida al tridente composto da Bonfiglio e Scipioni a supporto di Belloni, con Marrancone e Pietrantonio a sfrecciare sulle fasce, assenti dell'ultima ora Tringali e Ruggero per alcuni fastidi. Seccardini risponde con il solito 5-3-2 con Cesario e Traini coppia d'attacco, dirige Nuccedi di Caltanissetta. In avvio i ritmi sono alti e le due squadre sembrano da subito intenzionate a far male. Dopo due giri di lancette, Pietrantonio dalla lunghissima distanza sporca i guanti di Pompei. Al nono l'Ascoli la sblocca nel modo più rocambolesco possibile. Sul traversone apparentemente innocuo di Severini, Formicone interviene alzando un pallonetto che scavalca Curtosi e si infila all'angolino. Al quarto d'ora è ancora pericoloso Severini, con una conclusione che non spaventa più di tanto Pietrantonio e compagni. Sale il livello agonistico, che non sembra portare benefici al Notaresco, la cui reazione allo svantaggio si palesa solo al 24esimo, con Marrancone, che da buona posizione non riesce a mantenere bassa la sfera. Prima dell'intervallo si rivedono entrambe con un tentativo per parte. Ci prova prima Cesario, senza troppe pretese. Poi Bonfiglio, che ha alzato il livello della prestazione con il passare dei minuti. Il numero 10 dal limite sfiora il palo alla sinistra di Pompei. Con le immagini di Manuel Centurame passiamo alla ripresa. Bruno opta per 3 cambi in avvio. Restano negli spogliatoi Casella, Ferri e Bonfiglio. Dentro Pulsoni, Forcini e Carnevali. Proprio questi ultimi due si creano un paio di opportunità nei primi 2 minuti. Forcini impegna Pompei, mentre la conclusione di Carnevali trova una sporcatura e rimbalza oltre il palo. Carnevali, sembra ispirato, al 12esimo prova una girata di prima intenzione. Nonostante l'angolazione pressoché nulla, Pompei deve bloccare in 2 tempi. Al quarto d'ora l'occasione per raddoppiare ce l'ha l'Atletico Ascoli. Il pallone, dopo una serie di rimpalli, sbuca dalle parti di Camilloni, che non trova la giusta coordinazione. Al 22esimo il calcio di punizione di Pietrantonio sfiora il palo, dando solo l'illusione di qualcosa in più. Nel forcing finale del Notaresco Ciutti libera Belloni, che in diagonale non supera un attento Pompei. È l'ultima emozione del match. Al Savini passa l'Atletico Ascoli e in classifica sopravanza proprio il Notaresco, che domenica chiuderà il campionato al Gran Sasso contro l'Aquila. È stata una partita non giocata alla grande, avevo chiesto alla squadra di fare una grande partita diversa da quella che è stata fatta, perché volevamo giocarci, diciamo, le ultime possibilità per agguantare i playoff. Purtroppo questa squadra ha tanto fatto bene con le grandi quanto ha fatto male con, diciamo, tra virgolette, con le squadre un po' più piccole. Evidentemente è un problema, no, evidentemente, è una questione mentale. Io non sono riuscito a lavorare sull'aspetto mentale e per la crescita mentale di questa squadra. Abbiamo fatto a tratti del campionato, abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo avuto una buona identità di gioco, ma lo step mentale, questo non la squadra non l'ha fatto. E quindi le responsabilità logicamente sono dell'allenatore. Però comunque tutto sommato possiamo dire che il campionato del Notaresco è stato ampiamente positivo, perché comunque abbiamo raggiunto la salvezza in anticipo e siamo contenti per questo aspetto qui. Sì, volevo dare una sterzata, una scossa, in quanto il primo tempo non mi è piaciuto, eravamo lenti, prevedibili, tutto quello che comunque abbiamo provato in settimana e anche in passato non è stato fatto, per pigrizia mentale, lenti a prendere, diciamo, le marcature preventive. Poi dopo anche la sfortuna si è messa, perché comunque abbiamo preso un gol da, diciamo, tra virgolette, da oggi le comiche, e quindi ultimamente abbiamo commesso tanti errori gratuiti e abbiamo preso sempre, diciamo, spesso gol, però questo fa parte del gioco. Non mi è piaciuto poi dopo l'approccio che c'è stato dopo il gol subito, non siamo stati famelici, non siamo stati cattivi e volenterosi nel riprendere la partita. Diciamo, è stata una cavalcata che all'inizio ci ha visto lasciare qualche punto per strada, un po' per troppa frenesia, un po' per poca esperienza. Poi i ragazzi, diciamo che dopo le ultime 3 partite del girone d'andata, sfruttando anche la sosta delle vacanze di Natale, hanno capito che potevano tirar fuori comunque sia gli attributi, perché erano quelli che poi ci erano mancati, quindi quella malizia in più che trovavamo su tutti i campi, e le loro idee e le nostre idee collimavano, la voglia di emergere, di metterci in evidenza come individualità per creare un collettivo forte, ha fatto sì che poi i ragazzi prendessero questo rullino di marcia incredibile, però non inaspettato, perché dietro c'è tanto lavoro, tanto sudore, non c'è niente al caso, ci sono principi e idee forti, c'è tanta mentalità e abnegazione.
preparazione e oggi da squadra vera in un campo ostico e difficile, anche se la classifica diceva che era una partita di fine stagione dove le squadre erano in vacanza, io ho visto una partita maschia, vera, bella, a tratti scoppiettante e ci portiamo a casa questo risultato che ci onora di tutto il sacrificio che abbiamo fatto.